Tutti, oggi vi faccio un video con qualche acquisto che ho fatto ultimamente. Sono pochi, ma ve li faccio vedere comunque in questo video e così poi inizio a utilizzarli. Allora, gli acquisti di oggi sono da Amazon per l'Amazon Prime Day e sono da Sempre Farmacia, che è un sito da cui ho acquistato più di una volta e da cui ho fatto un piccolo ordine. Devo dire che questo mese non mi sono affatto comportata bene perché ho comprato un sacco di cose, molto più di quello che avrei dovuto, però cercherò di trattenermi il prossimo. Promessa, adesso già non manterrò. Dall'Amazon Prime Day ho comprato una cosa che potrebbe sembrarvi un po' strana, ovvero delle corde per saltare. Volevo fare un po' di attività fisica, avevo pensato di andare a correre, però ci avviamo verso l'inverno, è piovuto un sacco di giorni e quindi anche questo buon proposito è andato abbastanza sfumando. Ho visto dei video dove facevano degli allenamenti anche con la corda e mi è venuta questa brillante idea di comprare due corde per saltare. Non ne volevo due, me ne bastava una, ma questa era praticamente la più economica e c'erano due corde, costavano 7 euro durante l'Amazon Prime Day e quindi le ho prese. Ho il vago sospetto che sarà un acquisto che rimarrà un attimino inutilizzato, ma la speranza è l'ultima a morire. Le corde sono due, appunto, nella confezione c'è quella blu con i manici, il legno e la corda che è piuttosto lunga, c'ha anche un gommino a un certo punto e non sono sicura di che possa servire. Chiaramente non sono corde professionali, durante l'Amazon Prime Day c'erano delle corde anche veramente molto belle, ma onestamente per me costavano fin troppo, tipo 20 euro una corda per saltare e non so neanche se utilizzerò. Quindi una era questa, l'altra è rossa. Questa qua vi lascio il link giù, anche se ovviamente non è più Amazon Prime Day, quindi a prezzo pieno forse costavano il doppio o una cosa del genere. Ci sono anche due polsini, uno blu e uno rosso. E niente, questa probabilmente è stata una pessima idea, appunto, perché non so se le sfrutterò, però a me piaceva qualcosa che fosse un po' che mettesse un po' in moto il mio fisico, quindi volevo un allenamento un po' cardio. A me piacerebbe moltissimo avere un tapis roulant perché camminare, correre mi piace abbastanza, però non ho spazio in casa e soprattutto il tapis roulant costa tantissimi soldi, cioè è un investimento parecchio grosso, quindi non lo comprerò. E le corde per saltare costavano 7 euro, quindi erano decisamente più abbordabili e prendono decisamente meno spazio. Pensate che magari un allenamento cardio con le corde si potrebbe anche fare. Non so dove, perché casa mia è piccola, quindi non lo so, credo l'unico posto dove potrei saltare una corda è in mezzo al salotto per la gioia dei vicini di casa e del mio fidanzato. Vero amoroso? Andiamo avanti. Siccome nell'Amazon Prime Day ero particolarmente presa con ottime idee, ho comprato un'altra cosa un po' particolare, che anche questa probabilmente non è stata un'ottima idea, ma lì per lì mi sembrava di sì. Il prodotto che ho comprato sono due di questi, che non so neanche se vedete, sono di questa marca, si chiama Calamitica. E cosa sono? Sono due lastre di metallo, praticamente, che sostanzialmente sono due lavagne magnetiche. Ve le faccio vedere. Una è nera così e praticamente ha su tutti e quattro gli angoli un forellino per fissarla al muro con delle viti, adesso non mi viene il termine, e questi che non ho capito assolutamente che cosa sono invece. E c'era di vari colori, c'era nera, grigia, beige, bianca e argento forse. Comunque quella nera appunto si può usare proprio come vera e propria lavagna. Nella confezione ci sono anche appunto le viti per fermare la lavagna al muro, con tanto di questi cosini che servono appunto per nascondere la vite. E
Qua ci sono invece i dépliant, perché questa marca vende non solo queste lavagne qua, ma anche quelle quadrate, appunto, qui vedete i vari colori, ma vende anche delle cose tipo, non so se lo vedete, ma questo che è sempre la stessa lastra, ma piccolina, tipo porta appendi abiti, e poi vabbè, di base vende tutta una serie di gadget, quindi vasettini con la calamita per tenere sia piante che oggetti, addirittura una mensolina porta, appunto, porta abiti. Poi qua ci sono tutti i pennarelli, insomma potete decorare queste cose non solo con delle calamite a caso, presuppongo, ma anche con le loro, che sono molto carine, insomma possono venire fuori cose veramente molto belline secondo me in casa. Non me ne bastava una, ne ho presa due, perché l'altra è grigia e questa è stata proprio il colpo di genio, nel senso che io dietro la cucina ho il muro che non è con nessun tipo di mattonella per proteggerlo dagli schizzi della cucina, per paura di sporcargli tutto il muro. Quando mi sono trasferita avevo comprato quelle piastrelle adesive, avevo provato ad attaccarle al muro perché avevo detto vabbè, ci appiccio le piastrelle adesive, poi sono comunque lavabili, nel caso le posso scollare e sostituire oppure semplicemente togliere quando vengo via. Il problema è che sul muro un po' poroso queste piastrelle adesive non stavano attaccate, quindi ho fatto tagliare dei pannelli di carta adesiva su cui ho attaccato le piastrelle adesive, poi le ho attaccate al muro con un chiodino molto leggero. E il problema è che la cucina è molto compatta, quindi praticamente il calore della cucina tende a far raggrinzire questo pannello, che è di una carta plastificata sostanzialmente, e quindi l'ho già sostituito l'anno scorso, ma è di nuovo tutto sciupato e è brutto secondo me. Per cui ho pensato, ok, il pannello non funziona, per proteggere la parete della cucina ci potrei mettere questo dietro ai fornelli, che è in metallo, così non si deforma col calore, magari si surriscalda un po', ma insomma dovrebbe reggere, credo. L'unica cosa che adesso che è arrivato, sono parecchio in dubbio perché io non voglio forare il muro dietro la cucina e metterci dei tasselli con le viti, perché mi sembra un intervento un po' aggressivo, e io appunto il pannello ce lo metto apposta perché il muro resti intatto. Avevo pensato di attaccarla appeso tipo quadro, perché qui avendo i buchini pensavo di poterlo appenderlo tipo quadro. Però queste lastre, quello che non avevo capito è che sono molto pese, quindi ho come l'impressione che non riuscirò a attaccarle così, che... e quindi non lo so, queste due piastre di metallo sono molto belle, però forse non sono stata una pensata vincente. Passiamo all'ultimo acquisto, quello di sempre farmacia. Questo è il terzo ordine che faccio da questo sito, da cui mi sono trovata abbastanza bene. Credo di non aver comprato granché farmaci, ma più che altro prodotti beauty, e ho continuato a comprare perché sono efficaci, mandano il pacco ben imballato, sempre tutto ordinato, anche piuttosto veloci, quindi se vi capita di cercare qualche prodotto di farmacia io ve lo consiglio. Da sempre farmacia ho comprato un po' di cose random. Ho comprato un mini deodorante così da viaggio, sono solamente 20 ml, dura 12 mesi dall'apertura, è di una marca che è Four Hands Cosmetic Mini Deo Roll-On Sensitive Vitamina E, e vabbè, è molto carino, piccolino, un odore un po' femminile, un po' dolcino a sentirlo così, e questo costava in offerta 89 centesimi mi sembra. Poi ho comprato una marea di saponette perché le stiamo finendo e niente, sono stata presa da un raptus e le ho comprate praticamente tutte. Ho preso quelle di Perlier, questi qui, e sono 125 grammi e erano in offerta a 1,80 euro mi sembra l'una,
L'ho presa a... Allora, abbiamo preso questo che è vetiver di Java, un odore un po' sì erbaceo e floreale. Mughetto d'Irlanda, il mio naso è già adattato, non sente già più nulla, quindi non ve le descriverò, ma tanto mughetto e mughetto, profuma di mughetto. Iris blu dei Colli Toscani, questo più fresco. Poi c'è sandalo del Kashmir. Fiori d'arancio della Conca d'Oro, sapone di mandorla emoliente. Ho preso praticamente tutte le saponette offerte di questa marca Cera, che fra l'altro non ho mai provato, quindi vediamo come sono. E poi ho preso un'ultima cosa, ma questo è veramente un super sfizio perché non ne ho assolutamente bisogno, che è un profumo della Nuxe. Un profumo molto buono, forse un po' più estivo che... quasi di solare secondo me come profumazione, molto molto buono appunto. Secondo me si chiama Sun e secondo me forse è più adatta all'estate che all'inverno, quindi l'ho preso anche nella stagione giusta. Sono 100 millilitri, non c'è scritto praticamente altro, anche la confezione a me piace con questo colore così. L'ho preso perché era offerta, costava mi sembra 22 euro, che non è pochissimo. Però niente, mi sono fatta catturare dal marketing. Ho preso il profumo e il deodorante più che altro per arrivare alle spese di spedizione gratis. Non volevo prendere 50 euro di saponette, quindi ho messo anche questi per avere le spese di spedizione gratis, che sono una mia grande... un mio grande feticismo, nel senso che se io devo comprare online, se ho le spese di spedizione gratis, mi sento di aver fatto un affare quando probabilmente avrei speso meno pagando le spese di spedizione. E nella confezione mi hanno messo tre campioncini, loro sono carini, mettono sempre dei campioncini che sono di La Roche-Posay. C'è una crema idratante per pelli super sensibili e ce ne sono due. E poi c'è una crema che c'è scritto per bebè, per bambini. In genere questi campioncini a me mi fanno entusiasmare fino a un certo punto, perché almeno che il prodotto dentro non sia eccezionale, non riesco a capire con una confezione così piccola, questo è 1 grammo, no, 1,5 millilitri, non riesco a capire se mi piace o no, quindi boh. Però a cavallo donato non si guarda in bocca. E niente, questi sono tutti i miei acquisti del momento. Alcune cose sono decisamente state date da un raptus d'acquisto compulsivo. E niente, con questo è tutto. Se avete domande lasciate un commento. Se vi va iscrivetevi al canale. Io vi mando un saluto. Ciao!